31 maggio con gli aggiornamenti delle notizie a cura della nostra redazione. Sarà effettuata domani mattina presso la camera mortuaria del cimitero di Sciacca l'autopsia sul corpo di Andrea Graffeo, il 18enne saccense studente dell'Istituto Amato Vetrano morto venerdì scorso. A disporla è stata la Procura della Repubblica di Sciacca che intende approfondire le cause del decesso del giovane, sopraggiunto al culmine di forti dolori addominali. I suoi genitori ritengono che la tragedia possa essere collegata ai postumi di un intervento chirurgico a cui Andrea era stato sottoposto 3 anni fa all'ospedale di Sciacca. L'esame autoptico sarà effettuato dalla dottoressa Antonina Argo, medico legale del Policlinico Universitario di Palermo. 34 nuovi casi di positività al Covid riscontrati in provincia di Agrigento su 137 tamponi effettuati, 5 i soggetti guariti e un nuovo ricovero in ospedale. Questi i numeri del bollettino dell'ASP diffuso stamattina e che fa riferimento alla giornata di ieri. A Sciacca sono 8 le persone contagiate, 11 a Ribera, 8 a San Buca di Sicilia, dove ieri ha destato tantissima commozione la notizia della morte di Calogero Incardona, 44 anni deceduto all'ospedale di Ribera dove era ricoverato da circa un mese. Il 44enne aveva contratto il virus nello scorso mese di aprile. Vicenda Terme, con un'articolata nota, il deputato saccense Matteo Mangiacavallo interviene sul tema che rimane caldo dopo la marcia su Palermo. Parla di errori grossolani da parte dell'amministrazione Valenti e difende l'operato del presidente della regione Nello Musumeci. Per Mangiacavallo adesso è necessario che vi sia un confronto pubblico che veda la partecipazione di tutti e poi, ha aggiunto, si deve delineare un percorso che porti alla valorizzazione, alla riapertura, al rilancio del patrimonio termale. C'è anche Sciacca nel patto con le amministrazioni comunali e le organizzazioni di categoria per tutelare e rilanciare il settore della ceramica varato nei giorni scorsi a Firenze nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Città della Ceramica che raggruppa 45 comuni. Ai lavori ha partecipato anche Francesca Valenti, una buona opportunità per il settore saccense delle botteghe ceramiche. Giuseppe Di Giovanna è il nuovo presidente della sezione di Sciacca della Lega Navale Italiana, uno dei 2 circoli nautici cittadini che negli ultimi anni ha fatto crescere l'offerta turistica diportistica. Di Giovanna, appassionato velista e amante del mare, oggi in pensione dopo una carriera di dirigente tecnico al comune di Sciacca, era a capo dell'unica lista presentatasi all'appuntamento con il rinnovo delle cariche associative. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.